Funziona? Ok. Allora, riprendiamo dopo la pausa pasticciotto. Abbiamo capito. Per entrare un po' più nel merito di una ipotesi progettuale e quindi darvi qualche indicazione concreta su come costruire poi il vostro progetto quando lo andate a candidare. Questo schema che vedete qui, che si chiama Logical Framework, quadro logico, è lo schema che normalmente, su cui normalmente sono costruiti tutti i bandi, nel senso che se voi riuscite a compilare interamente le varie sezioni di questo schema, avete tutte le informazioni per poter compilare il formulario di praticamente di tutti i bandi presentati dalla Commissione Europea. E in ogni caso è uno schema che vi consente di chiarirvi le idee su quelli che sono gli elementi essenziali della vostra idea progettuale, e quindi può essere utile strumento anche se non candidate un progetto su un bando, ma proprio per avere più chiari quello che volete andare a fare. Chiaramente qui non si legge niente e quindi vi ho distribuito le fotocopie che sono in inglese, perché Roberto mi aveva detto ma perché non ce le dai in italiano? Però poiché i progetti si scrivono in inglese, allora è bene cominciare a leggere che le varie sezioni in inglese che cosa vogliono dire, se no insomma, poi ci spaventiamo senza motivo. Allora, lo schema va utilizzato, diciamo, prima in questa direzione, dopodiché si sale qui sopra e si ricomincia, si sale qui sopra e si ricomincia, si sale qui sopra e si ricomincia, fino a completare le varie sezioni, dal generale al particolare e diventando sempre più concreti. La prima sezione in alto a sinistra è quella degli obiettivi generali, e allora noi qui adesso dobbiamo cercare di riempire questa sezione, obiettivi generali ovviamente del vostro progetto, che però devono essere evidentemente coerenti con, abbiamo detto, il programma su cui volete andarvi a candidare, oppure, come dire, la problematica che volete affrontare. Quindi innanzitutto dobbiamo concordare un problema su cui vogliamo lavorare. Allora adesso cercheremo di utilizzare un metodo un po' interattivo per cercare di concordare la problematica sociale e quindi di conseguenza l'obiettivo che noi a cui vogliamo dare una risposta. Quanti di voi sono di Galatina? Beh, la maggioranza. Voi siete forestiere. Siete di? Lecce. La metropoli, è calabrese proprio, è un'immigrata praticamente. E, allora, concentriamoci insomma, su quello che è il Salento, ci consentirai. Ci concentriamo sul Salento e vediamo quale può essere secondo voi il problema sociale che più vi interessa affrontare, che secondo voi è il più urgente da affrontare. Un altro immigrato. L'altro immigrato qui, lui sì, è... Il problema dell'immigrazione è importante. Lui è comunitario perché viene dai confini regionali, sì, sì. Noi siamo extracomunitari. È molto relativo quando si parla di barese, ma all'interno delle... Sì, molto meglio i calabresi del barese. Non lo so, devi chiedere a loro. Per questa volta. Vabbè, tra terroni, insomma, possiamo convivere. Allora, chiedevo a tutti di dirmi il problema sociale secondo voi più rilevante,
diciamo, del territorio, ma evidentemente anche chi non è proprio di questo territorio si può fare un'idea, quello su cui volete maggiormente concentrare la vostra attenzione. Chi comincia? Giuseppe. Inserimento lavorativo, lo butto lì. Inserimento lavorativo è generico. Delle di categorie protette, ecco. Più inserimento specifico. Ok. In ogni caso potremmo anche parlare di soggetti svantaggiati, così come definiti dall'Unione Europea, quindi okay. che non comprendono soltanto categorie protette, ma anche persone, ad esempio, che... Allora, questo allora, cominciamo a scrivere inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati, ovviamente sì. Non credo che lo leggiate, ma forse sì, lo mettiamo qua, si capisce, inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati. Cominciamo a dire che il concetto di soggetto svantaggiato è molto diverso in Italia rispetto a quello dell'Unione Europea. In Italia abbiamo delle leggi, per esempio la legge 381, che definisce con precisione quali sono le categorie svantaggiate. Ex tossicodipendenti, disabili, ex detenuti o carcerati, insomma, che dir si voglia, ci sono delle categorie ben precise. L'Unione Europea è molto più ampia anche su questo, diciamo che sostanzialmente tutti i disoccupati di lunga durata sono svantaggiati secondo l'Unione Europea, le donne che vivono in territori dove c'è una grossa disparità occupazionale tra uomini e donne sono considerate svantaggiate. Diciamo che se leggete le categorie che sono previste dall'Unione Europea, nel sud diciamo che siamo tutti svantaggiati praticamente, è proprio difficile non rientrare in una di queste categorie di svantaggio. Il fatto che la normativa italiana sia diversa, sia più restrittiva, è materia di discussione, perché come sapete le direttive dell'Unione Europea sono immediatamente esecutive anche negli Stati membri. Quindi noi dovremmo semplicemente recepire la direttiva all'interno delle nostre normative. Ed infatti ci sono già dei casi in cui i tribunali hanno stabilito che determinate categorie di persone dovevano essere considerate svantaggiate, anche se la normativa nazionale non li considerava svantaggiati. Quindi probabilmente si va verso l'ampliamento di questa categoria. Ovviamente ci possono essere vantaggi e svantaggi, insomma, la discussione. Uno dei casi, per esempio, che si è presentato recentemente è sulle le borse per il servizio civile destinate ai giovani. Il tribunale ha detto che dovevano essere ampliate anche ai giovani immigrati, mentre invece erano previste solo per i giovani residenti, disoccupati, eccetera, eccetera. E quindi ampliato. Molto probabilmente si va verso questa... Per giovani immigrati si intendeva di persone che non hanno ancora la cittadinanza italiana, ma non soltanto il diritto di soggiorno. Che sono residenti, diciamo, ma non, ovviamente non cittadini, esatto. E quindi bisogna tenere conto di questo aspetto. Però qua noi come la vogliamo interpretare? In maniera ampio? Ok, allora in maniera, diciamo, attinente alla normativa italiana, quindi diciamo soggetti che hanno uno svantaggio fisico o psicologico, ex detenuti, ex tossicodipendenti e basta. Un altro problema? Scarsa informazione sulle diversità, capacità dell'impianto. Questo però già è una declinazione, diciamo, di questo. Cioè adesso stiamo definendo gli obiettivi generali, quindi stiamo parlando di un problema quadro, ampio, del territorio. Poi vedremo come all'interno di ciascun problema ce ne sono n e ci possono essere varie declinazioni di questo problema. Però cominciamo a scegliere quello quadro. Qualche altra idea? Allora, noi abbiamo problema della mobilità, cioè del fatto dei trasporti. Trasporti pubblici assolutamente scarsi e efficienti. Ok. Lo mettiamo carenza di trasporti pubblici.
che è simile a quello che, come diceva Benigni in quel famoso film, qual è il problema di Palermo? Il traffico, insomma, questa è la... Ok, lo mettiamo qua. Poi? Dai, mica avete solo sti problemi, insomma. Cioè, siete proprio state la bellezza. Che si rivolgono all'inglese, quindi sono in crescente aumento. Quindi come possiamo sintetizzarlo? Povertà è troppo generico, è come la pace nel mondo, diciamo, va bene. E qui non siamo ad un concorso di bellezza, quindi non possiamo citarla. È già una risposta, non è un problema. Sostegno economico. No, la dobbiamo leggere come problema. Il problema che dobbiamo L'assistenza è già la risposta. Aumento della povertà, aumento delle fasce sociali deboli. Incremento delle fasce sociali a rischio di povertà. Ok. Voi pensate nel frattempo? Poi? Può venire anche dalla Calabria, non ci offendiamo. Assistenza domiciliare è già una risposta, cioè c'è un problema a cui si risponde con l'assistenza domiciliare. Dobbiamo stare sul problema. Qual è il problema? Un problema potrebbe essere che con problemi di salute bisogna andare per centri specializzati al nord, qua al sud mancano. Proprio quindi sanitari, stiamo sanità. Parlando di problemi legati alla sanità. E quindi possiamo metterlo come carenza di strutture sanitarie. Assistenza. Quelli si liberano i posti, quindi è buono. Ok. Poi? Aumentazione dell'offerta turistica. Frammentazione, cosa vuoi dire? Collaborano. Ok, chiamiamola mancata integrazione. Mancanza di integrazione di servizi turistici, scritto al contrario, fa niente. Aumento abbandono e a testa in giù. Aumento l'abbandono scolastico, cioè molti ragazzi abbandonano le scuole prima. Scuola dell'obbligo, insomma. Abbandono scuola. La scuola obbligatoria, diciamo.
abbandono. L'abbandono, o almeno la trascuratezza dell'agricoltura come base per la nostra economia, visto la ricchezza di risorse nel nostro territorio, e nella trascuratezza, comunque assenza di monitoraggio serio, efficiente, sulla situazione ambientale e sull'inquinamento nel nostro territorio, che è causa di comunque mortalità alta per cancro. I nostri terreni, molti terreni sono stati avvelenati, e possiamo dire quasi per sempre, per gli impianti fotovoltaici. C'è stata una crescita esorbitante e comunque non efficiente a livello ambientale, non sostenibile comunque. E quindi sono state perse risorse dell'agricoltura, anche ricche, proficue, sono state perse per sempre, per diciamo, l'obiettivo è quello di raggiungere diciamo, delle energie alternative, che alla fine sono state comunque, cioè non hanno raggiunto l'obiettivo, anzi hanno danneggiato altri settori, altri campi. Quindi unire queste due politiche. Allora, teniamoli però come due problemi distinti. Potremmo monitoraggio delle... Allora, uno è abbiamo detto l'abbandono delle terre, proprio dell'agricoltura. Sì. Ok. Visto che c'è stato detto anche nel penultimo incontro che l'Unione Europea investirà molto più sull'agricoltura che sul turismo, come ha fatto negli ultimi anni. Allora, uno è l'abbandono dell'agricoltura. E l'altro, le tematiche ambientali, come le vogliamo sintetizzare? Inefficienza nella sostenibilità ambientale, qualcosa del genere, perché noi ad esempio la raccolta differenziata da noi ha delle percentuali minime assurde rispetto alla media nazionale. Ti vuoi focalizzare sulla perché la sostenibilità, ad esempio, della raccolta differenziata è legata a un problema nella gestione del servizio da parte dell'ente, che quello che dicevi prima, per esempio, sull'utilizzo dei terreni che vengono sottratti all'agricoltura dagli impianti. Però è sempre legato al settore pubblico, no? Cioè sono sì. Che non controlla, non no. Questo insomma il... Se controlla, non pubblica, non informa, ecco, perché parlo anche di ARPA, cioè un'emergenza ambientale. Noi siamo nell'occhio del ciclone, voglio dire. Sì, forse ci dovremmo più focalizzare su aspetti che poi possono avere una declinazione privata, no? Che non hanno soltanto una soluzione. Poi tutto può avere anche una... Tutto può tornare. Mettiamo una scarsa sostenibilità ambientale. Dei servizi pubblici. Vi viene in mente qualcos'altro? Questo è diciamo un po'
un ampliamento di quello che diceva Roberto sulla mancanza di integrazione dei servizi, cioè tu dici non sono soltanto non integrati i servizi, ma manca anche la visione strategica sullo sviluppo turistico, e quindi direi di generalizzarlo così, così ribalto anche quello che era al contrario. Ti è piaciuto dall'inizio? Eh? Dall'inizio che ti è piaciuto? No. Cioè la visione strategica del turismo include quello che dicevi tu, no? Quindi come lo chiamiamo? Mancanza di visione strategica nel turismo. Altro? Io a questo punto anche, cioè, il fatto che questo è sempre una declinazione, diciamo. Altri problemi generali? Sono finiti qua, ma tutto sommato. Quando si dice c'è il problema, quanti ne vuoi, però quando si pronunci tu. Vabbè, abbiamo toccato il settore agricolo. Aspetta che c'è una voce. Sì, no. Il problema, certo, almeno che hanno preso noi rispetto a quelli che abbiamo detto, però in una visione prospettica e strategica manca, è veramente scarso il libero accesso alla rete di internet. Cioè, se solo non abbiamo un wifi, nelle città non esiste wifi, l'unica legge che si è dotata di un wifi libero all'interno della città in alcune aree. Okay. Questo secondo me è un problema in una visione strategica e prospettica. Ok, allora mettiamo una scarsa accessibilità a internet. Questo in generale o per in generale o per categorie particolari? Forse potremmo dire una formazione non adeguata rispetto a quelle che sono le esigenze. No, quello che lei dice è diverso, però è proprio l'intermediazione, diciamo, il ruolo del centro per l'impiego, diciamo che, no? Cioè, come dire, queste sono le cause. No, alla fine il problema è la disoccupazione. Cioè, che conduce, diciamo. Quindi è una cosa che possiamo mettere come dire, scriviamo scarsi servizi di intermediazione, che però possiamo mettere, diciamo, assieme con questo discorso del lavoro agli svantaggiati, come una sottocategoria, diciamo così, di un problema di disoccupazione.
E ce lo ricordiamo, mettiamo anche i tuoi servizi turistici al secondo piano. Qualcos'altro che viene in me, si è sempre capovolto, tranquillo. Quello capovolto è quello che ha detto lui. Vi viene in mente qualche altra cosa? Ma se non funziona internet, diciamo, poi può essere anche intergenerazionale, può essere, sono queste le esperienze di anni di studio che la Cina, perché invece lì a Barletta tutta vita, ok. Non ci sono neanche discoteche. Neanche mancanza di discoteche, vogliamo. Siamo all'interno della casa. Ma tu ricordi ancora che cos'è una discoteca? Ahimè, ci sono delle vaghe reminiscenze di gioventù. Ecco, mettiamola così. Sono dei vaghi ricordi di gioventù. No, ma il suo è una visione prospettiva, perché c'è suo figlio che fra 18 anni avrà bisogno di andare in discoteca. Si sta preoccupando. Okay. Se fosse stata una figlia invece si preoccupava del fatto che non c'è. Ce ne sarebbero troppe. Esatto. Altro? Non ne abbiamo. C'è una generale carenza di servizi al cittadino, da tutto il punto di vista. Cioè... Servizi pubblici sempre. Carenza di servizi pubblici. E carenza di servizi pubblici, diciamo che è più ampio di quello che dicevi prima dei trasporti. Quindi portiamo questo qua e mettiamo questo qui. Ci potrebbe stare anche il discorso dell'assistenza sanitaria, li teniamo separati perché, diciamo, quando si parla di servizi pubblici è più quelli erogati dai comuni, dagli enti locali, la sanità, diciamo, è un mondo un po' diverso. Chiudiamo qui? Vi viene in mente una cosa last minute? La scarsa attenzione alla disabilità in generale, possiamo, è una sottocategoria oppure può essere un problema? No, scarsa attenzione, però cosa intendi? Sia come fruibilità, diciamo, degli spazi, barriere architettoniche, poi mezzi di trasporto piuttosto che... Come accessibilità, quindi. Come accessibilità, sì, però vista dal punto di vista della fruibilità da parte del... Sempre dei servizi pubblici o di spazio. Ma potrebbe essere anche un fatto privato, che magari i luoghi privati non sono accessibili, magari non sono fruibili in maniera. Allora, indichiamolo come scarsa accessibilità in generale. Abbonda. Dai, che sembravano pochi i problemi all'inizio. Il problema delle biciclette. Abbiamo già tutto un problema. Però abbiamo già parlato dei trasporti, diciamo. Quindi per... per le città, diciamo, il deporto urbano,
Abbandonati un po', come lo vogliamo, ti piace beni comuni, come una scarsa cura dei beni comuni, come sì. Si esce da scale rotte, sfondi di confusione, scarsa illuminazione, problemi di qualsiasi genere. Fortunatamente non dica la fine. Ripeto, su un territorio veramente molto vuoto, cioè, stiamo parlando di metropoli, posso dire questo è un problema tipico delle metropoli, no? Lecce lei è della metropoli. Napoli è tutto uguale. Quindi è tutto bello. È tutto bello. È una città molto democratica, quindi. Ho fatto posto. Specializzazione. Curiero, insomma, ci sono molte aziende che fanno solo manifatturiero, però di contro c'è una scarsa offerta di servizi. E che, molte che specializzazioni industriali, però d'altro canto c'è il problema di tutto questo. Servizi di che tipo? Che possono essere di marketing, di comunicazione, di informazione, di cambio generazionale. Però la vedo come una causa di una serie di problemi, cioè non è il problema, genera una serie di problemi, quindi noi ci dobbiamo focalizzare sul problema. Genera... Appunto è la causa, cioè quindi allora, ad esempio mancanza di servizi professionali o di comunicazione è un problema, può essere un problema per le aziende, può essere un problema per gli imprenditori, eccetera. Una delle cause che può generare questo fatto è che poiché c'è una forte specializzazione industriale in alcuni settori, gli altri servizi non si sono sviluppati. Però diciamo il problema a monte è la mancanza di servizi, può essere la mancanza di servizi di un certo tipo. Oppure che ne so, se fai... Pure la disoccupazione può essere dovuta al fatto che avendo una specializzazione settoriale tu o lavori in quel settore oppure non hai accesso al mercato del lavoro. Allora, in parte la disoccupazione può essere generata dal fatto che ne so, a Taranto hanno sempre lavorato tutti quanti all'ILVA, chiude l'ILVA, nessuno è più in grado di fare nulla. C'è una diversificazione dell'offerta del lavoro, quindi o solo per gli specializzati. Potrebbe essere, però diciamo nel caso lo vedo come una sottocategoria della disoccupazione, eh? Possiamo metterla come sottocategoria, sì, della disoccupazione. Un ragionamento logico. Eccessiva. Specializzazione. Specializzazione. Del lavoro.
dov'è la disoccupazione? Ok, sono le 12:30, il Big Ben ha detto stop su questo settore. Adesso viene la parte più bella. Qual è il più grave? Rileggiamo, dai. Allora, inserimento lavorativo. Scarsa accessibilità per i disabili. Scarsa accessibilità a internet. Scarsa sostenibilità ambientale dei servizi pubblici o comunque destinati al pubblico, abbandono scolastico, carenza di assistenza sanitaria, l'aumento delle fasce sociali a rischio di povertà, scarsa cura di beni comuni, carenza di servizi pubblici, disoccupazione, mancanza di visione strategica nel turismo, abbandono all'agricoltura, mancanza di luoghi di aggregazione. Al monte di tutto, voglio dire. Un punto alla disoccupazione. Chi è per la disoccupazione? È la base. Ma già c'è la maggioranza, è facile. Ok. Allora lasciamo la disoccupazione, tutti gli altri ce li conserviamo. Sì, c'è la maggioranza, Ricci. Siamo in un regime democratico. La disoccupazione già c'aveva tre sottocategorie qua, che erano l'inserimento al lavoro degli per gli soggetti svantaggiati, eccessiva specializzazione del lavoro e scarsi servizi di intermediazione. Vi viene in mente qualche altra causa che genera la disoccupazione? Aspetta, recuperiamo prima l'abbandono scolastico. Dicevi? Che è un po' quello che dicevi tu sulla faccenda della specializzazione, cioè un sacco di gente che voleva andare a insegnare a scuola, la scuola non ha più sbocchi e quindi rimangono disoccupati, così come che ne so, quelli che fanno la lavorazione delle scarpe, ormai. Scarsa diversificazione dell'offerta di qualificazione di profili professionali, diciamo. D'altro canto c'è da parte dell'offerta una scarsa mancanza di aziende orientate al settore tecnologico, cioè mancanza di incremento tecnologico, mancanza di aziende in generale, io direi. Cioè, le aziende sono orientate verso il tradizionale e non verso il tecnologico. Forse potremmo anche allora, dire. Allora, riprendendo anche quello che dice lei, mettiamo che c'è un'eccessiva concentrazione sui settori tradizionali. È ammissibile una scarsa propensione all'imprenditorialità? Magari non è. Ma lì devi staccare la scrittura. Eccessiva concentrazione. Eccessiva concentrazione? Come lo vogliamo scrivere? No, scarsa propensione, proprio secondo me, cioè all'imprenditorialità in generale. Un atteggiamento culturale, ecco, più che cioè una presa d'atto. Assistenzialismo. No, cioè sì, come un atteggiamento, diciamo, che non è un atteggiamento culturale che non spinge a fare impresa, non lo so. Sì, è difficile pensare al lavoro in un'altra
Boni. Di gestire direttamente una... Sentiamo... Alcuni di questi temi possono essere tutti ricompresi nel senso della concezione che abbiamo della formazione, perché l'abbandono scolastico si tratta di piccole percentuali che devono fare i conti con la scolarizzazione anche l'università di massa, che a volte è anche un punto negativo. Perché? Perché è meglio specializzarsi in un corso di studi di scuola superiore, secondaria, di secondo grado, che andare all'università a fallire. Oppure è meglio formare secondo, si dice sempre, secondo il mercato del lavoro. Qui da noi manca assolutamente. Al nord già da qualche anno fanno, c'è quell'integrazione, no? Mondo del lavoro, scuola. Qui non c'è assolutamente, o se c'è si tratta di progetti sperimentali, però molto limitati. Perché il nostro territorio è povero di realtà imprenditoriali molto forti, di aziende, di grandi aziende, posso dire, cioè che hanno, cioè il know-how manca. Perché? Perché comunque la formazione è completamente sbagliata, è arretrata, ma di tanti e tanti anni rispetto al mondo che c'è intorno alla scuola. Quindi le scuole, la scuola in generale, la scuola, l'università sono, cioè non rispecchiano assolutamente il mondo che c'è intorno. E come lo vogliamo come lo vogliamo sintetizzare questo? Quello che avevamo detto prima, cioè un divario tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro. Tu parlavi di scuola o di formazione professionale? Intendo tutto, formazione in generale. Perché diciamo l'orientamento al, come dire, è più legato a chi esce, diciamo, dalla scuola dell'obbligo e poi deve in qualche modo avvicinarsi al mercato del lavoro e, diciamo, può mancare un orientamento idoneo, per cui insomma, alla fine è un po' a caso. Sì, succede secondo me l'istruzione secondaria, o perché viene consigliato, perché hai un tipo di valutazione in uscita, oppure se non è una valutazione di un certo tipo, scegli pure dove vuoi. Cioè diciamo che quello che sono due cose, no? Cioè è scarso l'orientamento, i servizi di orientamento, o sono proprio inadeguati i percorsi formativi? Perché anche se si orienta, che cosa c'è? L'offerta qual è? Scusate. Perché visto che c'è. No, quindi sono due cose, no, che possiamo mettere separatamente. Cioè lei dice. Cioè lei dice non è tanto la scuola, diciamo, di secondaria, insomma, che è inadatta. Vabbè, allora mettiamoli tutti e due. Inadeguato servizi di orientamento. Il problema, secondo me, grave è che no, alla fine su che cosa si deve orientare?
Le donne, no, no, le donne del Mezzogiorno d'Italia hanno un'altissima percentuale di lauree, cioè la maggior parte delle donne che si iscrivono all'università nel Meridione d'Italia si laureano, no? E anche nei tempi giusti. Perché? Almeno questa è la risposta che hanno dato gli economisti, perché non c'è nient'altro da fare, intanto investono in formazione. E questo che questo potrebbe essere un problema generale, eccessiva alfabetizzazione femminile. No, ma magari. Era per farvi un po' di amiche. Qui diciamo c'è una venatura, insomma, un po' medievale, insomma, però. Ok, allora dobbiamo mettere una mancanza di formazione specialistica. Beh. Sì. Dobbiamo scrivere, dobbiamo sintetizzare. Ok. Poi, questa cosa della formazione appassiona, bene. Sono tutti insegnanti qua. Sono insegnanti. Altre idee, cause che possono generare disoccupazione, abbiamo finora scritto scarsi servizi di orientamento, eccessiva concentrazione in settori tradizionali. L'inserimento al lavoro degli svantaggiati, quindi scarsi servizi di supporto per l'inserimento di lavoro di svantaggiati, eccessiva specializzazione, scarsi anche i servizi di intermediazione, quindi intermediazione e orientamento, non funziona quasi niente, abbandono scolastico, scarsa propensione all'imprenditorialità, mancanza di formazione specialistica. Cos'altro può generare? Ma dobbiamo pensando al nostro territorio oppure in generale? Ma diciamo stiamo sul territorio e zone limitrofe. No, mi veniva in mente il fatto che ad esempio si va in pensione molto più, cioè che l'età lavorativa tendenzialmente aumenta e di conseguenza ci sono meno opportunità per le giovani generazioni, no? Ok, questo vale anche per il territorio. Cioè, voglio dire, sì, vale anche, però è un fenomeno di carattere generale, voglio dire, ecco perché stavo chiedendo. Cioè. Quindi l'aumento dell'età lavorativa. Anche la scarsa disponibilità economica in proprio per investire in qualcosa. La scarsa disponibilità di mezzi propri da investire anche in attività imprenditoriale. Cioè tu dici che non è soltanto la scarsa propensione all'imprenditorialità, cioè pure quelli che lo vorrebbero fare non hanno i mezzi per farlo. Potrebbe essere una sottocategoria oppure accesso al credito. La propensione è una cosa diversa. Forse accesso al credito, forse più in generale l'accesso il problema potrebbe essere l'accesso al credito. Sì. Ok, quindi accesso al credito. Diciamo difficoltà di accesso al credito. L'hai detto tu, l'ha detto Roberto. Quindi lo mettiamo una R, una R. Che è già bocciato, che già non ha prescritto. Tanto non sono costi di caldo. Poi? Pensate anche a, come dire, a cose concrete, no? Insomma, che cosa rende difficile anche per voi, per i vostri amici, trovare lavoro? Cosa può produrre la difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro? Allora c'è la fuga appunto dei cervelli, chi desidera investire lo,
chi ha la potenzialità professionali o economiche, anziché investire qui, investe fuori, cioè, quindi c'è questa emigrazione de... Aspetta, però c'è una disoccupazione, anziché investire qui per creare un'impresa e dare lavoro, anziché... Beh, quindi il tema è che gli investimenti vanno fuori, vanno all'estero, la delocalizzazione. C'è la delocalizzazione, quindi l'emigrazione delle capacità imprenditoriale, dell'imprenditore o dei stessi capitali. Chiamiamola delocalizzazione, così ci capiamo. Io penso, sono arrivato da altri, per cui non ho fatto. Marginalità geografica che ci penalizza. Una? Marginalità geografica che ci penalizza. In Salento ci deve venire per forza se guardiamo il nostro ambito. Per cui non è che siamo terra di passaggio, per cui abbiamo opportunità di scambi sia culturali, sia di persone, sia di uno che è commerciante o che produce dei beni commercianti, ci deve avere difficoltà. Venderli a maggiori costi aggiuntivi, quindi ci sono delle difficoltà ulteriori. Cioè per venire a investire, per realizzare. Investire, adesso viene in mente, è difficile venire a investire al sud per via della malavita, sarà anche questo comune anche là, no? E non credo che sia completamente falso, quindi ci sono difficoltà ambientali rilevanti. Allora possiamo mettere la classica criminalità organizzata, questo ma sì. Organizzata e che criminalità in generale. Ma quelli che sono il secondo aspetto che volevo dire, che mi hai preceduto, cioè le scelte politiche sono state fatte in passato, sono state fatte completamente con una logica che poi ha lasciato molti sul campo, sia più pratico sia nella pratica, se guardiamo Taranto e altre. Avessimo investito 40 anni fa in turismo, ma abbiamo avuto la nostra industria principale, che è quella del turismo, che avrebbe drenato l'agricoltura, avrebbe drenato il commercio, avrebbe drenato l'artigianato. Quindi abbiamo puntato per scelte politiche sbagliatissime, non legate a una potenza del territorio che avevamo e che non abbiamo mai sfruttato. Quindi lo possiamo mettere come scelte sbagliate, scelte politiche. Diciamo che vanno assieme, diciamo. Comunque l'aspetto geografico è importante. Sì, ci ho messo qui marginalità dei territori. Avere un'impresa a Roma, in Toscana, in Umbria, in Veronese, dappertutto, conta l'industria anche artigianale o manifatturiera del sud che sconta una marginalità assurda. Si scavalca questa difficoltà e si va a trovarsi i mercati, i clienti in giro per il mondo attraverso internet o attraverso questo genere. Bisogna il tema della marginalità del territorio è molto interessante, l'ho messo qui. Ovviamente bisognerebbe chiedersi poi come mai investono in Bangladesh piuttosto che e non nel Salento, insomma, quindi è un tema che va, diciamo, pensato, perché il Salento diventa marginale mentre invece il Guangzhou no? Prima della globalizzazione noi eravamo il Guangzhou della Cina, perché in realtà noi costavamo molto poco e quindi soprattutto nel territorio del Salento le aziende di Fason, le fasoniste erano tantissime. Nel momento in cui c'è stata la globalizzazione anche il fasonismo da noi è venuto meno, perché poi chi veniva ad investire qui per fare le camicie piuttosto che altri tipi di vestiario si è spostato in Cina piuttosto che in Bangladesh, perché la manodopera costava infinitamente di meno rispetto al pochissimo che costava già qui nel Salento. Quindi diciamo che dal punto di vista la globalizzazione ha portato dei problemi anche in un territorio.
sprizzarente. Anche se non è quello del tipo di occupazione che vogliamo. No, no, assolutamente no, non era quello, però voglio dire, però anche il Fason, sì, però ti ricordo che il Fason che aveva il suo indotto, che aveva un suo prodotto interno, non necessariamente dobbiamo pensare al Fason come economia in nero, cioè voglio dire, era sicuramente un'economia trasparente, i nostri quindi, costi diciamo qui il per capirci, una delle cause della disoccupazione, tu dici, è anche il fatto che ci sono dei costi di manodopera, del lavoro, che sono più alti rispetto a quelli degli altri paesi dove ormai la gente va a investire, gli imprenditori. Sì, ma questo vale qui come vale a Milano, voglio dire, no, ma non è chiaro. Il fatto che vale soltanto per il territorio, no? Però, diciamo, è una delle cause che possono, sì, è una delle cause. Ci mettiamo anche il costo del lavoro. Però per adesso non coscienza delle sue famiglie perché non hanno stabile la nomina. Cioè siamo una generazione che non arriva a 1000 euro, ma manco c'è. I genitori, i nonni hanno molte più, hanno una capacità di darvi soldi, si dice. Molto maggiore della nostra. Sono loro che ci mantengono completamente bruciati. Cioè sono stati cambiati da uno. Però adesso l'Europa risponde così, pensa ai ragazzi di 25 anni. Allora ci mettiamo una mancanza di incentivi per quelli che hanno più di 25 anni. Dove lo mettiamo? Mettiamo qua. Dottore, io aggiungerei, dottore, se andiamo avanti qui l'Europa diventa un problema. Aspetta, uno per volta. Cioè, vuole dire, se andiamo avanti così l'Europa è un problema. Quindi disoccupazione a causa del... Vabbè, alcuni sostengono che l'Europa sia un problema. Io aggiungerei a quella cosa là che le aziende, nella ricerca proprio del personale, marciano sul fatto che vogliono i giovani, siccome c'è una grandissima domanda di lavoro, per pagarli poco, quindi li pagano poco, poi c'è un turnover continuo che continuano a cambiare, però gli stage. C'è quello il sistema lavoro qua al sud oggi, eh? C'è un meccanismi, quindi potremmo dire meccanismi di incentivazione non adeguati, meccanismi di... Perché alla fine approfittano dell'incentivo, sì. Prendono il giovane, gli fanno fare lo stage un anno, poi lo mandano via, dandogli 4 centesimi, 4 lire. O lavorando gratis. O lavorando gratis, con i contributi figurativi, con le gestioni separate. Con quelle... Sì, sì, che poi creano il problema dell'INPS, il problema contabile. Incentivi. E quindi abbiamo. Vi viene in mente ho messo il sistema sbagliato di incentivi. Ma come sottocategoria? Come... No, no, queste adesso sono tutte alla pari, solo che ho finito il muro. Guarda tu l'assistenzialismo. Aspetta, prima assume per 4 mesi, dopo manda via lo stagista e prende un altro stagista. Quindi diciamo sta in questo concetto, insomma, di concetto, gli incentivi sono costruiti male e quindi generano queste storture. Vabbè, gli incentivi non sono tutti stagio, gli incentivi sono un contratto magari determinato, che poi sfociare teoricamente. E l'azienda oggi non ti risponde. Se non vieni tu per questo importo, c'è cioè dietro la porta tanti altri, e l'altro arriva, magari che non ha esperienza, prova 2, 3, 4, un anno, alla fine si crea debito, o magari va sotto, e poi ce n'è un altro al posto suo che va a provare, giusto pur di avere un lavoro, che alla fine non rende,
ma si sta creando del negativo. Chiaro. Che sono possibilità date comunque, perché anche le tipologie contrattuali, alla fine le scamotage la trovano sempre. Quindi, le imprese la trovano sempre, quindi anche quando c'è stato il governo Monti con tanto di economisti, bocconiani e tutto quanto, hanno solamente peggiorato la situazione, almeno cioè, sulla pelle si vive questo, perché se prima c'era il contratto dell'agenzia interinaria o altro, adesso ce ne sono 100 al posto di uno, di averne ci dai sempre così. Cioè io ho visto sempre migliorare le possibilità per l'imprenditore. Sì, ma probabilmente lì gli esperti avevano fatto un altro lavoro come questo, in cui era venuto fuori che il problema più importante era il costo del lavoro. Ma non lo so, come risolviamo il problema del costo del lavoro, rendiamo più flessibile il costo del lavoro. Questo poi lo vediamo dopo. Volevo sottoporvi le cose che abbiamo scartato prima, no? E ditemi se qualcuna di queste può essere una causa della disoccupazione. Allora, voi mi avete detto carenza di trasporti pubblici può produrre disoccupazione? Probabilmente sì, potrebbe anche essere. Poi la mancanza di luoghi di aggregazione. La mancanza di luoghi di aggregazione. Diffusione della cultura, della conoscenza, della creatività. Non piace. Non piace. C'è poca occupazione nel settore delle discoteche. Potrebbe essere anche l'informazione. Quelli che non lavorano vanno in discoteca e quindi. Ci potrebbe essere anche l'informazione, no? Cioè nel senso la richiesta da parte dell'azienda e girare la voce e sapere dove ci può essere la possibilità di lavoro. Ma mettere passaparola. Visto che internet non funziona. Non funziona neanche in... funziona il passaparola. Ma la scarsa accessibilità a internet può essere un problema, generare un problema di disoccupazione? Sì, può essere, secondo me sì. La scarsa accessibilità a internet. Anche se poi probabilmente Ilaria parlava nello specifico di del wifi gratuito. Sì, si parlava di wifi pubblico, di servizi. Non lo so, io non l'ho sperimentata la scarsa accessibilità ad internet, però. Ne dice che solo a Lecce, a Napoli, c'è in due strade il wifi pubblico, insomma, manco. No, dal punto di vista del wifi pubblico, ma dal punto di vista dell'accessibilità ai servizi internet, comunque non penso che almeno qui a Gratina si accede anche troppo a internet. Annalisa, accedi a internet? A pagamento, diciamo. Sì. È lento, mi dicono che è lento dalla regia. Sì, sì, no, ma è chiaro, però se anche la pennina a pagamento non prende bene. No, funziona. Abbiamo una testimone che viene da. Carta bollata. Senti, ma la prima, tutto questo per cuore di accesso a internet non è una cosa fattibile, perché fai una autorizzazioni. C'è una mano in fondo? Una mano è soltanto per. Secondo me in ultimi anni non c'è. Non definisco il luogo di colloquio, ma per dire un salto di innovazione rilevante. Cioè in passato le guerre, le crisi hanno creato più occasioni di lavoro, per cui dopo una guerra, una crisi tragica, c'è sempre una parte che rimane, che praticamente tutta quelli che sono partiti. C'è sempre buono, fa una scrematura. Per cui comunque c'è qualcosa di trainante. E quindi la pagina del mondo è un problema. Noi abbiamo avuto, io facevo le scuole medie nell'80, nell'85 e sentivo parlare di informatica, cose di informatica. Girava questo primo termine. L'informatica è stato uno forse l'ultima innovazione che ha potuto creare un po' di lavoro, ma lo ha anche tolto, no? Pensiamo soltanto a un robot in un'impresa, una Fiat che ti fa l'operazione che facevano 50 persone prima. Per cui ci sono dei pro e contro, bisogna rivedere il bilancio nell'ambito informatico qual è stato, no? Ma il discorso che faccio io riguardo al
base, cioè non ci viene da fare. Se voglio avere una visione di successo. No, ma lui diceva un'altra cosa, comunque lui diceva. Una mancanza di innovazione tecnologica, diciamo, o di innovazione in generale. In generale, qualcosa che sia trainante per l'economia. Non c'è, come dire, l'ho detto io prima. No. Come, che hai detto tu? No, non l'avevi detto. Ma Roberto. Roberto, no, perché se l'ha detto lui non lo mettiamo. Potrebbe essere una serie di scoperte, non è necessariamente un discorso tecnologico. Sì, sì, innovazione, idee. Un nuovo materiale e dietro quel nuovo materiale. No, vabbè, c'è anche la ricerca. Cioè. Non necessariamente un discorso informatico tecnologico. Chiaro. Cioè, diciamo che il materiale può essere poi la ricerca, comunque innovazione ci mettiamo dentro tutto. Sì, sì, diciamo, chiaro. Poi dicevamo, stavamo vedendo queste cose che stavano prima, la mancanza di integrazione dei servizi turistici o la mancanza di visione strategica nel turismo possono aver generato disoccupazione? Sì, beh, possono essere una causa di disoccupazione. Sì, sì, okay. Generato una causa. Tu mi consenti di togliere quello capa sotto e mettiamo solo quello mancante? Grazie. Ma è che i suoi glieli stiamo eliminando tutti, quindi veramente l'abbandono dell'agricoltura può essere una causa. C'è sempre spazio per andare a lavorare le campagne. Servono sempre braccia. Sì, servono le braccia. Ah, ieri sono stato ad un convegno sulla famosa xylella fastidiosa. Che la faccenda degli ulivi. La faccenda degli ulivi, mistero. Anche là locali, e gli agronomi con i venti locali, oppure se si apprende effettivamente un problema. Allora, da un lato, quello di abbandonare le campagne, c'erano tutti i capelli bianchi. Allora, ovviamente erano gli agricoltori, mediamente si dice che l'agricoltura è portata avanti dai 65 anni, quelli che in media hanno 65 anni, mio padre ne ha 75 per me. No. Però devo dire che dall'altro ho visto un sacco di ragazzi giovani pure che si interessavano al problema, a questa cosa. Quindi o sarà una forma di disperazione, o anche di rivalutazione delle nostre radici culturali, però molte persone stanno rivolgendo lo sguardo all'agricoltura, in particolare all'agricoltura biologica o all'agricoltura organica, che possono sembrare antiche, ma sono anche, possono essere un nuovo se ben costruita, ben diciamo valorizzata. Altro problema. Quindi diciamo, tu dici che in realtà insomma l'abbandono dell'agricoltura si sta superando okay. La disperazione attuale. Stanno tornando all'agricoltura invece. Ma non a caso che ci sono gli orti comunitari, no? Che stanno prendendo piede. Proprio ieri di giovedì in zona di Milano c'è un accordo per dare dei terreni completamente a Bari. No, a Milano, ma il progetto che dovrebbe estendere anche nel resto d'Italia. Tutti i progetti di terreni non incolti, scarsamente produttivi, vengono dati in affidamento gratuito, bassissimo, a chi li vuole coltivare. Della serie. Okay. Poi qui abbiamo una carenza di servizi pubblici. Stavamo aspettando il doppio binario, non ci hanno fatto il doppio binario, ce l'hanno tagliato per arrivare a Milano, dobbiamo cambiare a Bologna. È un problema. Servizi erogati da enti pubblici di vario tipo. Vabbè, quello diciamo è come dire una causa del fatto che non eroga i servizi, però insomma noi a scalare poi insomma vediamo, ma poi che ci avevamo? La scarsa cura dei beni comuni. Non come causa. Non vi convince?
Poi c'è un incremento delle fasce sociali a rischio di povertà. Non è una causa. Nemmeno. Carenza di assistenza sanitaria. Quello sì, potrebbe essere oggetto di preoccupazione. Anche perché negli ospedali manca proprio il personale, manca. Quindi alla fine... Vabbè, quello però è una conseguenza, non è una causa. Cioè, manca, non ci sono abbastanza medici, infermieri, eccetera, quindi ci sono scarsi servizi. Non è che la scarsità di servizi sanitari genera la disoccupazione. No, quello no. Quindi questo, E poi che rimane? Una scarsa accessibilità per i disabili. Nell'ambito specifico delle persone con disabilità, magari uno scarso accesso può generare disoccupazione. Ok. E l'ultimo che avevamo prima è la scarsa sostenibilità ambientale dei vari servizi pubblici, non mi ricordo chi l'aveva detto. No, non vi convinci. Vabbè. Allora, questi qua, visto che non sono stati scartati solo i tuoi, c'è una varia ampia distribuzione. Comunque sapevamo quali erano i suoi e li abbiamo scartati. Che ore sono? È l'1:05. Sì, adesso ci interrompiamo, sì, e ripartiamo dopo da qua. Buon appetito.